Buonasera, benvenuti alla prima parte di Sport Up. Stasera ancora tanto sport, vero Daniele? Buonasera anche a Daniele Emanuele, sì, Irene. Allora, passiamo subito con i nostri ospiti. Abbiamo qui alla nostra sinistra Johnny Schiaratura, allenatore Golden Rimini. Grazie Johnny di essere qui tra noi. Buonasera. Accanto a Johnny abbiamo l'atleta, doppia atleta, nuoto e podismo Federica Moroni. Buonasera. E accanto a Federica, Simone Campolattano, organizzatore della Rimini Marathon. Buonasera, grazie dell'invito. Allora, con chi comincio? Comincio subito con Federica, la nostra donna ospite, doppia atleta, quindi raccontaci un attimo, a nuoto e poi podismo, come nasce la tua passione per il nuoto e poi perché sei passata anche al podismo? Certo, allora la mia passione per il nuoto nasce semplicemente perché i miei mi hanno portato a nuotare e da ragazzina... A 6 anni ho cominciato tutta la trafila di gare la domenica, tutti i giorni allenamenti, purtroppo non riuscivo per niente. E mio papà ogni volta... A sfondare i risultati. No, proprio no. E mio papà mi diceva sempre alla partenza, ma sembra che tu sia un patibolo. E quindi questa passione è sfumata molto velocemente. Poi con l'età adulta lo sport si ricomincia in un altro modo, quindi a 30 anni ho ricominciato divertendomi. Sempre a fare nuoto? Sì. Sempre a fare nuoto, ho cominciato nei master e poi è stata tutta un'altra cosa, perché poi quando uno lo fa così, soprattutto per divertimento, per il piacere, poi i risultati magari vengono. Poi ho scoperto. Che risultati sono arrivati quindi a quel punto? Sono arrivati, le garette che fai nelle squadre del circondario, quindi magari qualche regionale vinto nelle gare lunghe, perché poi ho scoperto di essere più fondista e quindi qualche piccola soddisfazione me la sono tolta. Diciamo che ho recuperato un po' il tempo perso. Quindi hai riscattato i tuoi genitori. Esatto, ho riscattato, soprattutto ho acquistato un po' di fiducia, perché serve anche per quello, no? Certo. E poi questo cambiamento di passione o aggiunta di passione, perché è arrivato il podismo? Il podismo, una passione travolgente, nasce semplicemente correndo sul mare, proprio lungo la spiaggia. E quindi involontaria, naturalmente, proprio, arrivata? Sì, assolutamente involontaria, io ho sempre proprio corso per il piacere di correre, mi aiuta proprio a star bene, a rilassarmi e da lì pian piano ho fatto la prima gara che è stata tremenda, perché l'ho fatta senza allenamento, poi non ho più corso. Quindi cioè, cos'era successo? Allora, era successo che mi sono iscritta seguendo un'amica. E senza preparazione? Senza niente, una gran fatica, devo dire. Me la ricordo come una gran fatica. Si chiama Anna Tollumi, perché anche lei corre. Ti voleva fare uno scherzo, adesso ti sistemo io. Al quinto mi ha chiesto come stai, non ho osato rispondere. Mi hai fatto un torto. Esatto, poi ho smesso e ho ricominciato preparandomi un po' con una scommessa con un'amica e mi aveva promesso io mi iscrivo nei master di nuoto se tu inizi a correre, a fare le gare e così ho cominciato, quindi sono arrivata alla maratona dell'anno scorso di Rimini senza preparazione, l'ho provata così, è stato bellissimo perché ho proprio corso seguendo le sensazioni. Beh, quindi però adesso come ti prepari invece per una maratona? Adesso... Ci abbiamo, ci pensa Johnny. Tutto Johnny, qui ci sono assolutamente. Immagini, insomma, impressioni che passano durante le premiazioni, quanti prosciutti hai portato a casa fino adesso? 6, l'ultimo è stato il 7° e non ne ho uno a casa, li ho regalati tutti, devo dire che questo. Perché, quindi da quando fai sport non mangi più. Prosciutti? No, mi piace perché qualcuno me lo chiede, poi mi piace regalarli, soprattutto a chi magari è stato con me, ha condiviso i momenti, mi fa piacere, cioè proprio l'ho fatto con piacere insomma. E così, quindi Johnny dopo la maratona mi ha detto, ma forse se cominci a seguire un po' di allenamento possiamo... Me. Esatto. Allora Johnny, passiamo appunto a Johnny Schiaratura, allenatore. Come possiamo definire, come avviene una preparazione a una gara così importante? In che cosa consiste, i tempi? Ma a dire la verità molti pensano che sia la cosa complicata, ma è una delle cose più semplici da preparare, da allenare. Non ci sono tanti segreti, sono cose semplici da fare, bisogna essere costanti e bisogna snocciolare giorno dopo giorno, settimana dopo settimana e mese dopo mese. Di solito ne prepariamo 2 all'anno di maratone chi vuole competere a certi livelli, però anche semplicemente chi vuole arrivare con una buona preparazione sia prima e post maratona riesce a recuperare, essere subito brillante e prepararsi poi anche delle gare più veloci. Praticamente c'è un sistema di allenamento che definisco elastico che va a lavorare prima in direzione specifico della resistenza della maratona e poi elastico nel senso che post maratona ci si va a velocizzare
si aumenta la potenza aerobica su gare corte, 10.000, mezza maratona, per ritornare poi in maratona. E questo qui per quanto riguarda la maratona. Uh-huh. Comunque al Golden Club abbiamo ragazzi che fanno velocità, 100, 200, 800isti, adesso abbiamo degli allievi che sono nel mirino per fare il minimo per partecipare ai campionati. Dove si trova, vogliamo dire, lo stadio? Lo stadio Romeo Neri, dove tra breve verrà fortunatamente rifatta anche la pista di atletica con il campo di calcio, dove ci alleniamo tutti i giorni con i tecnici dei salti, dei lanci, del mezzo fondo, velocità, praticamente lavoriamo in tutti i settori. Però quanto riguarda la maratona, ripeto, è la cosa più semplice da allenare, ci vuole solo costanza e ascoltare anche chi ti segue, chi ti dice le varie cose, anche perché nel passato l'ho corsa anch'io, e quindi oltre ai vari corsi di allenatore, sia col CONI, con la federazione e così via, sono stato in contatto con molti tecnici della nazionale, anche del compianto Lenzi, che è l'allenatore di Pizzolato, e di Bettiol, di Laura Fogli, e quando correvo ero lì con loro e molti segreti li ho imparati, poi dopo li ho un attimino modificati. Affinati. Sì. Personalizzati e affinati. Sì. Un maratoneta allenato, quanti chilometri dovrebbe percorrere in un anno, se c'è una unità di misura, cioè una media di chilometri da considerare? Ma dipende se un atleta professionista, io direi settimana, c'è chi arriva anche 210 km, ma ci sono casi estremi come Gellindo Bordini, che è arrivato addirittura a 320 km a settimana. Però una persona che lavora, anche la stessa Federica, sarebbero dei carichi impensabili, perché lavorando la mattina a scuola, a meno che non corri la notte, correggere i compiti, se non sbaglio. La notte a correre. Quindi poi faccio ancora. Sì, infatti la sinergia anche col nuoto è molto importante, perché poi va a migliorare. Sì, anche recuperare l'allenamento della corsa. Esatto. Mediamente dipende dal tempo che uno può dedicare, perché abbiamo dei maratoneti che corrono anche in 5 ore, si divertono e finiscono la gara. E abbiamo anche dei maratoneti che hanno corso la maratona in 2:27, come Roberto Bruget e altri che adesso sono un po' al palo per la famiglia, è diventato bibabbo, lo chiamo bibabbo, e di conseguenza meno tempo, se no. Abbiamo altri ragazzi che fanno la maratona, abbiamo un po' tutti i livelli, quindi ci divertiamo, in base poi agli impegni di lavoro si costruisce la maratona per finirla o per una buona prestazione, così per quanto riguarda i 42, per i 21, per i 10 o per le altre specialità. Parliamo invece di alimentazione, ci sarà anche un regime alimentare da seguire preciso per migliorare le prestazioni poi durante la maratona, da seguire, non so, qualche giorno prima, un mese prima, ma come funziona? Consigli sempre semplici, sempre semplici. La dieta mediterranea è quella migliore, poi c'è l'ultima settimana dove si eliminano nei primi giorni certi cibi e poi si prive gli ultimi 3 giorni prima della maratona, così come ha fatto Federica. Ma per il resto basta mangiare bene, mangiare un po' di tutto e non esagerare, va bene. La cioccolata ad esempio prima della gara, al solito, no, prima della gara no. Vabbè. No, non dà energie immediate. No, dicono. Quello che mangi la sera, poi dopo qualche, adesso vanno di moda i gel, però meglio un buon piatto di pasta anche la mattina alle 5 o 2 piatti di pasta e la benzina la finisci al 42esimo o al 45esimo. Quindi sveglia presto, cucina aperta, si fa il piatto di pasta. Io non l'ho mai mangiata la pasta la mattina, ho provato la versione dolce, ho detto magari si riesce a strozzare un po' meglio alle 7 del mattino. Con miele e noci ho provato, c'è di meglio diciamo, però... Io sinceramente non curo molto l'alimentazione. Sei un fenomeno così. No, nel senso super che no, io tendo anche a mettere su qualche chilo, quindi non lo nascondo. Dove? No, sì. Ricordo una foto, chi vuole andare a vedere la metà di me. No, però correndo e nuotando devo dire che veramente si può mangiare in abbondanza. Sì, sì, sì. Anzi, quello diventa il carburante. È necessario, no, sennò no, diete sparisce. Proprio con le diete. Esatto.
Simone Campolattano, ecco. Allora, l'organizzatore di tutto questo. Io da qua... aspetto il prosciutto, Federico. Ecco, è proprio a lui le sono prosciutto. Non ho capito. Lo regalo a tutti e a me no. Bravo, cioè a noi niente. Anche un paio di fette. È vero, bisogna che rimedi perché sennò ti bacchetta. Ma certo, ma adesso ti metti in lista, ci sono ancora durante l'estate i prosciutti si vincono. No, perché Johnny ha aperto una macelleria, so. Infatti. No. Diciamo che per la notte rosa contenteremo Simone. Ah, un bene. Un prosciutto extra come Rimini Verucchi, lo rimediamo anche Simone. Sto via. Scherzando. Va bene. Allora Simone, dimmi. Quando nasce, da quanto? Allora, il progetto Rimini Marathon nasce nell'estate 2013 per la necessità di dare appunto una svolta un po' quello che è il podismo locale, cioè si sentiva proprio l'assenza di una maratona. Quindi con altri sei, inizialmente cinque amici, poi con l'aggiunto di un altro ragazzo nel finale, abbiamo avuto diciamo la voglia di creare questo sogno che poi si è concretizzato, è diventato realtà con la prima edizione il 27 aprile 2014. Tanto Simone, vediamo proprio ecco le sovrimpressioni. Queste sono le immagini di quest'anno curate dal nostro Eugenio Angeli che ringraziamo e salutiamo, un amico Eugenio. E quindi niente, ha visto i Natali il 27 di aprile 2014 con la prima edizione, che è stato un pochino un banco di prova per noi, perché tenete conto che noi sette siamo completamente al di fuori delle società podistiche, quindi abbiamo creato una nostra società, c'è anche mia suocera che saluto, Teresa, mia moglie Silvia. Salutiamo la suocera. La moglie, mi raccomando, ciao. Ecco. E praticamente quindi insomma, come dicevo prima, essendo noi un po' la mosca bianca del podismo locale, perché siamo nati praticamente da due anni, quindi pochissimo, due anni abbiamo creato la nostra società sportiva e abbiamo adesso quasi una cinquantina di iscritti, quindi anche come seguito, come società sportiva abbiamo il nostro appeal e niente, il primo anno è stato, come dicevo prima, un banco di prova, ha fatto vedere che siamo in grado di, ha fatto vedere che eravamo in grado di creare un evento sportivo con tanto seguito, perché alla prima edizione siamo stati subito sbalzati italiane, le prime 10 in top 10. Grazie mille. No, i complimenti vanno estesi anche ai miei soci, che sono Renzo Semprini Cesari, Gelo Rusin, Candido Semprini, che è il nostro presidente, Luca Casadei, che è colui che ha curato l'aspetto dei Pacer, che è un aspetto molto importante, Marco Lunedei e Mattia Pari, che è il nostro webmaster, colui che segue tutti gli aspetti della grafica, dei social network e della comunicazione. Quindi complimenti che vanno naturalmente condivisi tra tutti e sette. Quest'anno abbiamo voluto creare un evento non soltanto sportivo, ma bensì anche parallelo, quindi un villaggio maratona completamente rinnovato, sia come spazi, come dimensioni, quindi, che come anche offerta, perché abbiamo avuto dei concerti il sabato, un DJ set, gastronomia più ampia, quindi abbiamo voluto creare non soltanto un evento sportivo, naturalmente senza tralasciare nulla, perché anche la gara, poi Federica potrà confermare, È stata splendida, guarda, un gran tifo, organizzata benissimo. Oh. Adesso forse sarà anche il fatto che il contesto della nostra città si presta anche comunque a una location notevole, perché l'arrivo all'arco trionfale al suo effetto, devo dire. La risposta del pubblico c'è stata. Mamma mia, adesso non so, verso le donne in particolare credo, no? Perché comunque sono tutti che dicono dai forza, guarda, ti dicono anche in che posizione sei, quindi tifo tantissimo. E poi c'erano anche diversi posti, credo fossero proprio messi lì, non so se appositamente oppure semplicemente la gente si è messa apposta fare il tifo. Diciamo che abbiamo fatto tra le altre cose quest'anno, appunto attraverso i social, una comunicazione importante anche per cercare di coinvolgere maggiormente anche la città, quindi riminesi, bellariesi, santacangiolesi, che ringrazio tantissimo, perché volevamo far vedere appunto e far sentire il calore dei tre comuni per gli atleti, perché anch'io corro maratone e posso garantirvi che sentire anche soltanto un dai forza vai ti dà la carica in quei momenti, magari quando sei magari verso la fine che pensi di aver più benzina, invece basta poco per darti la carica e portare a termine la gara. Verissimo. Quindi, comunque c'è stato il tifo, poi anche la musica, ho visto che quando c'era musica è incredibile, acceleri anche la velocità. Sì.
Infatti beh, ripeto, anzi un plauso particolare al Comitato di Turismo di Rivabella che ha messo anche le tre cubane a ballare, e quello è stato più che un ristoro. Per quello, di la verità. No, io ho tre amici che si sono fermati durante la maratona per fare le foto con loro. Infatti, è arrivato un messaggio di Tomo in diretta. Simone. Ciao Silvia, ti voglio bene. Ti amo, un bacio. Anche perché c'è una gran pazienza, mia moglie. Ha recuperato. Perché l'ultima settimana ci siamo visti, sì o no, penso qualche ora, perché lavorando 18 ore al giorno per questo progetto l'ultima settimana. Santa moglie, insomma. Santa Silvia, subito. Allora, Federica, passiamo un attimo a te e come vivi il momento della gara? Quale tipo di gara? La gara di nuoto non mi piace per niente, no, agitatissima partenza, ah, la maratona viene spensierata, sono lì con gli amici, poi Gianni mi dice vieni davanti che facciamo le foto, quindi adesso ho imparato a mettermi anche davanti, che di solito stavo sempre dietro con tanti amici, ormai li conosco, all'inizio non conoscevo nessuno, adesso è proprio bello lo spirito di gruppo, partire insieme, anche dirsi due battute, vedere l'Eleonora se c'è, che così posso seguirla. All'inizio la guardavo soltanto, adesso posso starle dietro. Siete al pari. Quindi mentalmente vivi serena. Cioè, sì, non vivi un il po' buddismo è così. Sì, perché se in tanti non c'è l'agitazione della gara, no, assolutamente. Poi sinceramente adesso non c'è quell'ansia da prestazione, chissà quale risultato bisogna ottenere. Ricordiamoci che noi siamo amatori, non siamo professionisti, quindi lo scopo è star bene, divertirsi. Comunque, qualunque gara che ho ripreso quest'anno, comunque lei è stata presente. Tu devi dire, sembra la padrona di casa, fa gli onori di casa agli altri concorrenti. Dirige, cioè, lei, è veramente una persona così bello, come si sta vedendo stasera in televisione. Vedo che è bella. È una bella persona. Preoccupata invece. No, sei tranquilla. Ma lei in verità ha fatto televisione, non l'ha mai detto. No, lei proprio nasconde tutto. Tu, Giorgio, non so se lo sai, ma lei prima di ogni gara mangia sempre la pizza. Lei ti dice che rispetta la dieta, invece non è così. Sabato mi ha detto al telefono: no, ma io brucio di tutto, mangio di tutto, però lo brucio subito. Quindi non dirlo a Johnny, invece in diretta te lo devo dire, Johnny, purtroppo lo sai. Adesso prenderemo le misure giuste. Bene, la settimana prima ho seguito quello che mi ha detto, è stato anche bravo, perché so. Johnny è serio. Ecco, io come ti segue Johnny? Come mi segue? Dovevate vederlo un giorno, era scatenato, ha rischiato di litigare con tutti quelli che davvero? Incontrato. Vero Johnny? No, nel serio, no, nel no, senso no, che fa bene il suo lavoro, quindi? Mi diceva continuamente non parlare, risparmi il fiato, sì. Guarda le gambe di quello davanti, allora tu sei un treno, questo treno ormai ogni... sono andata a dormire che avevo il treno nella mente, sono un treno, quindi bevi, non ho sete Johnny, bevi, ha preso l'acqua, me l'ha tirata tutta alla in testa, zona, tutta fradicia, ho detto adesso pesa, cioè tutto, come vado avanti, sarà colpa tua se mi fa, ci pensi dopo al trucco a mostrarti, adesso vai avanti, al trucco a mostrarti, ok. Sì, è forte, Johnny sa il fatto suo, adesso io scherzo, però fidarsi di lui è una garanzia. Quindi è che ma diciamo che si distraeva un attimino e fare una maratona, anche perché non era preparata. Indisciplinata quindi. No, mi ero fatta male, avevo avuto un'infiammazione alla bandelletta, poi di Fabio che ha spinto anche le carrozzelle mi ha curato. Bandelletta viene della montagna, no? Famosa. Ah, io penso che sia il tipico infortunio di chi è un po' principiante, io corro da un annetto circa, quindi di Fabio il massaggiatore mi diceva che è normale, insomma. Ma quindi no, non è convinto, non entriamo nel comunque adesso due allenatori, Johnny e Alfiero non entriamo nel merito, nel no, merito, sono stata della molto bandelletta. Sgridata. Quindi non entriamo un po' disciplinata, ma era molto distratta, corre una maratona e è arrivata con una preparazione non al 100%, e sicuramente se era al 100% e non incorreva in quell'infortunio non voluto, non cercato, diciamo, sicuramente avrebbe corso sotto le tre ore questa seconda maratona. Adesso l'appuntamento è inviato alla prossima e niente, doveva stare un po' concentrato, ho cercato solo di farla stare concentrata perché doveva correre 42 km, doveva risparmiare sia energia sia fiato e tutto lì. No, è servito perché mi ha obbligato una persona a mettersi davanti che ogni tanto mi faceva ma si già perdi il mio. Poi pian piano sono crollati gli uomini, li abbiamo visti un attimo accasciarsi davanti. Le donne hanno la fibra più resistente. Alla fine non avevamo più nessuno davanti, ho detto, mi ha messo la bicicletta di due, fra l'altro due ragazze simpaticissime che ci hanno seguito. Tanto chiacchieravate. Sì, ma lei, no, loro vale. Dicevano, facciamola stare tranquilla, non facciamola arrivare con calma.
sono state molto carine, ma molto erano solidali. Partigiane, mi sa. Ah. Erano delle donne, hanno aiutato una donna. Però abbiamo fatto amicizia, eh. Ecco, ma no, caso strano. Caso allora, strano. Parliamo un attimo di una cosa più tecnica. Gli infortuni, quali sono gli infortuni più frequenti, Johnny? Bandelletta. Quanto è questo? Infortuni, allora, per la maratona, lavorando bene, infortuni non vengono. La non Federica dovrebbero. Gli sono venuti infortuni. Questo infortunio perché ho voluto fare troppe gare, se no non avrebbe avuto infortuni e avrebbe fatto molto meglio in maratona. E mediamente con questo modello di lavoro che faccio fare a tutti i ragazzi che vogliono fare le maratone, anche per la Rimini Marathon, anche per le altre maratone, New York, Boston, sì. Tokyo e così via, gli infortuni non arrivano quasi mai, perché c'è un sistema bene. Di lavoro di carico e scarico, come definisco io, ad elastico, quindi infortuni e raramente che vengono. Se uno non esagera coi ritmi, non esagera di testa sua, non mi è mai capitato di... Qual è l'età giusta per avvicinarsi a questo tipo di sport? Nel senso che anche i bambini lo fanno, d'accordo, ma per farlo a livello professionistico? Si inizia con i bambini iniziano con le garette su strada, col mezzo fondo, i 600, i 1000 e poi pian pianino passando di categoria. E in pista da allievi corrono gli 800, 1500, 3000 e poi da junior già si possono avvicinare ai 5000, 10000 e dopo i 20 anni la mezza maratona è maratona come prevede la Federazione Italiana Atletica Leggera. E l'età giusta, una volta si diceva uno deve essere maturo, adesso già un ragazzo che ha 20, 23 anni per avere grosse prestazioni si deve avvicinare, se è predisposto per e la resistenza prolungata, se invece un mezzo fondista è bene che si prepari per distanze 5.000, 10.000, mezza maratona, i cross, queste gare qui. Però come dimostra Federica, forse ritorniamo che quando si passano i 30 ci si può avvicinare anche. Hanno preso in giro anche la maratona, mi hanno detto ma 42 anni lo possiamo dire io, ah, se proprio volete. Tanto si dimostra, si può dire. Non è 19, ti devo 19 anni. Sì, no, grazie, non lo volevo dire. Con la condizionale, esatto. C'è una cosa condizionale. E la nostra città quanti appassionati podisti conta? Tanti, più o meno tanti. Nome, vuoi, tanti tutti i nomi e cognomi tanti. Io ce li ho voglio un numero però, circa un numero quanti saranno Johnny e che aumento califo? C'è stato ma c'è che stato. Partecipano alle varie gare solo domenica a Igea che non è una gara come la Stralimini c'erano 2000 e passa la Stralimini ne arrivano anche 5000 a Rimini Marathon ce ne sono state 4500 in totale quindi sì. Poi vabbè vengono un po' da tutte le parti se mettiamo un 50%, poi ci sono tanti praticanti che non vengono alle gare, li trovi sul lungomare, li trovi in campagna a camminare, a correre, quindi chi è che non cammina e corre a Rimini? Io direi la totalità, solo chi va a fare spesa deve camminare, quindi tutta Rimini cammina e corre. Esatto. Sì. E speriamo che non vengano tutti, se no non ci stiamo. Se no blocchiamo Rimini. Ci mettono in crisi, però nello spirito di ogni persona, già da un bambino, il camminare... E il correre naturale. Un momento naturale, bello, giocoso, quindi tutti praticamente. Parliamo di pista di atletica, a che punto siamo rimasti con la pista di atletica allo stadio? Dovrebbero iniziare i lavori a fine campionato, quello che ci auguriamo tutti sia, penso, chi fa atletica e chi fa anche calcio, perché avere un impianto funzionale sia un pregio della città, quindi... Dobbiamo dare merito ai nostri amministratori che metteranno in pole position sia il calcio che l'atletica, poi troveremo, mi auguro, l'intelligenza degli sportivi di trovare i giusti spazi in modo da fare sia calcio sia fare atletica, come sempre è stato fatto, come viene fatto in tanti stadi in giro per l'Italia, vedi l'Olimpico, vedi tanti stadi. Ma sinceramente dove... è difficile correre adesso in queste condizioni lì dentro lo stadio. È pericoloso. Molto. Esatto. Simone, torno da te. Dimmi. Allora, iniziativa che nasce nel 2013, sono quindi 3 anni, come è cresciuta? È cresciuta in maniera esponenziale direi, perché il primo anno, quindi 2014, abbiamo avuto più di 2500 presenze e quest'anno con l'innesto anche della 10 miglia, una gara nuova per l'Italia, abbiamo avuto anche lì un bel successo perché più di 1200 partecipanti tra competitivi e non,
La maratona ha praticamente confermato i numeri dell'anno scorso, quindi anche quest'anno speriamo di riuscire a essere sempre nella top 10, con l'augurio, mi auguro, che l'anno prossimo ci sia invece l'incrocio tra i curiosi del primo anno, le conferme del secondo anno, e quindi speriamo di non implodere, ma di riuscire sempre a fare, a organizzare un evento che possa essere alla portata di tutti, che tutti possono vincere. E anche un po' la nostra caratteristica, siamo stati contattati anche quest'anno da tanti, tra virgolette, procuratori di atleti kenioti, etiopi, ma abbiamo preferito, diciamo, dire di no ancora momentaneamente, anche perché onestamente facciamo già il tifo a prescindere per Gianluca Borghesi, che poi ha vinto, per Federica Moroni, naturalmente. Certo, possono vincere tutti se ho vinto io, quindi no, vabbè, insomma, adesso le ragazze che hanno seguito Federica, diciamo, del nostro staff in bicicletta, hanno detto che Federica ha fatto una gara esemplare, quindi sì. Viva la falsa. È un esempio. Cioè, no, quindi voglio dire, alla fine ti facciamo i complimenti ancora, già che ne abbiamo fatti tanti, ma te lo meriti. E poi voglio dire, anche la 10 miglia ha visto la vittoria di un atleta di Johnny, Francesco Vittori, quindi sì, è stato quindi un po' una chiusura del cerchio che è stata perfetta, perché tutte e tre le gare sono state vinte da atleti riminesi, per cui questo ci ha fatto molto molto piacere, per cui speriamo che di crescere così, il percorso com'è questo percorso? È cambiato in questi 3 anni? No, sono due anni. 2004, okay. Il percorso, quest'anno ha avuto qualche ritocco derivante dal fatto che il Ponte Via Coletti fortunatamente è stato ripristinato. Abbiamo fatto un passaggio, una deviazione a Rivabella, anziché fare tutta la Via Coletti, abbiamo girato in Via Adige per fare Lungomare Toscanelli. Poi al rientro, anziché fare uno strappo che l'anno scorso ha dato un po' fastidio agli atleti via la rotonda di via Yolanda Cappelli, che è la zona, diciamo, alle celle, siamo invece sbucati dal sottopasso della COP alle celle. Bello, sbucati. Siamo sbucati. Sono sbucati loro, io ho seguito con la moto. E niente, poi l'arrivo bellissimo, penso, adesso senza falsa modestia, Johnny, tu che ne hai viste di tutte, penso che l'arrivo, facendo tutto il corso d'Augusto, al ponte di Tiberio, all'arrivo all'arco naturale dell'arco d'Augusto, sì, penso che sia veramente qualcosa di spettacolare. Bello, no? Certo. È un bel arrivo, già in passato abbiamo fatto diverse cose lì e si presta molto bene, è un bel arrivo di maratona, poi è una bella area e poi quando c'è la disponibilità di fare determinate cose si presta molto, è stato l'epicentro di una bella festa. No, tra le altre cose mi permetto di ringraziare tantissimo tutti i gruppi sportivi locali che ci hanno aiutato. Adesso faccio un ringraziamento generale, perché se dovessi mettere ringraziare uno per uno poi magari rischio di scordarmi qualcuno, però anche questo, diciamo, ci fa tantissimo piacere, perché riuscire a convincere, coinvolgere coloro che da tanti anni sono nel podismo locale, non è stato facile, è stata un'opera di convincimento in senso buono, perché non è facile approcciarsi a dei neofiti, no? Delle organizzazioni di gare così importanti. Invece piano piano ci hanno conosciuto, ci hanno apprezzato, e il fatto che coloro che magari l'anno scorso erano un pochino restii a darci una mano, quest'anno non solo ci hanno aiutato, ma si sono già prenotati per l'anno prossimo, quindi questo vuol dire aver lavorato bene e aver dato credibilità a una manifestazione che onestamente mancava a Rimini. Certo. E anche il fatto che lo stesso Johnny quest'anno abbia portato degli atleti di punta, per noi è un grossissimo, è un vanto, insomma, perché anche un professionista come Johnny vuol dire che crede in noi. Allora Federica, sei consapevole di essere diventata famosa, sei una star nel riminese, hai vinto nella tua città? È stata un'emozione grandissima, neanche quando mi sono laureata mi sono emozionata così. In realtà ho iniziato a piangere dal 21esimo, perché mi sono accorta che, siccome Johnny mi aveva detto lei non si prende più ormai, invece al 21esimo ho visto questa ragazza che pian piano mollava un po', quindi da lì ho iniziato a commuovermi. Sono arrivata praticamente al ponte di Tiberio, che era abbastanza sfinita, infatti è stato un leggero rallentamento. Poi ho visto questa cornice naturale meravigliosa della mia città, ho cominciato a sentire poi, il tifo che è diventato, esatto. Poi sono arrivata, c'erano tutti i miei amici, la musica, una meraviglia, veramente. Cuore a 2000, piangevo, sembravo stremata, in realtà piangevo. Qual è il tuo percorso preferito? Cioè, più la collina o il mare? E mi piace molto anche la collina, però vado al mare perché abito sul mare.
Però Eleonora mi ha invitato in Carpegna, quindi penso che approfitterò magari prossimamente per fare un po' di salite. L'ultima domanda, perché poi dobbiamo concludere, purtroppo il tempo è pochissimo. Obiettivi per il futuro? Allora, io vado a New York, ma con gli amici, per divertirmi, a provare la maratona, l'emozione di una maratona. Ma a provare avrai a vincere. No, adesso non esageriamo, New York è, se va, per divertirsi, credo, per vedere la città prima di tutto, perché non mi capiterà più. Quindi ti ricontatterò per sapere com'è andata poi alla maratona. D'accordo, ti dirò quanto ci siamo divertiti, che posti abbiamo visitato. Tu mandami sempre tutto quello che hai. Se qualcuno interessa, io vado a Berlino a fare la maratona. So che sono... Sì, tenetemi aggiornata perché io vi richiamo. Se qualcuno interessa, ma io con molta umiltà. Ci interessa, e adesso però... Io corro. Lui corre, adesso passiamo ai saluti. Allora salutiamo Simone Campolattano. Ciao, grazie a tutti, un bacio alle mie bimbe Alice e Anna. Grazie Federica Amoroni. Grazie a voi, è stato molto bello, ciao a tutti. Grazie a Johnny Schiaratura per la... Grazie a voi, e chi vuole venire a preparare la maratona di Rimini, le altre maratone, lo aspettiamo. Io mi sono già prenotata. Perfetto, allo stadio Romeo Neri, il martedì e il giovedì dalle 18 in poi, e poi c'è il sito www.goldenclubrimini.it. Benissimo, ci vediamo tra pochissimo per la parte B, Daniele. Ci vediamo tra pochissimo e vi invito a rimanere, perché vedrete anche un servizio inerente alla pallanuoto Riccione. Grazie. Ciao. Buonasera, bentornati allo sportello di ascolto di Universal Pleasure. Siamo qui con la dottoressa Francesca Crovasce. Buonasera, dottoressa. Buonasera. Di nuovo con le vostre domande. Andiamo a leggere la domanda di questa settimana. Allora, ciao, sono un allenatore e chiedo se mi potete dare conferma del fatto che la mente influisce sulla prestazione atletica sportiva e in caso se c'è un allenamento per rafforzare appunto la mente. Ecco, questa è una domanda bella specifica. E sono contenta che qualche allenatore si ponga questo dubbio, perché molto spesso gli allenatori puntano solo su quella che è la prestazione fisica, tecnica, tattica, tralasciando poi tutto quello che è l'aspetto mentale. Psicologico-mentale. Esatto. Quindi io credo che l'allenamento mentale sia parte integrante dell'allenamento fisico. Perché comunque lo sport è mente. Se il nostro atleta non è concentrato, non è attento, non è focalizzato e non riesce a gestire tutte quelle che sono le emozioni e i pensieri che ruotano alla sua attività sportiva, va tutto a decadere. Quindi mente e corpo devono fare squadra prima ancora di lavorare sulla squadra, quindi anche sulle con persone. Se stessi. Esatto, è importante fare squadra con se stessi. Quindi prima di fare squadra col gruppo, la squadra bisogna farla con se stessi. Ma come si fa quindi a fare, cosa consisterebbe questo allenamento per riuscire a dominare quelli che sono gli stati d'ansia e le emozioni di prestazione? Allora, le strategie sono diverse, Irene. Io invito gli allenatori a magari informarsi e formarsi su quelle che sono le strategie, perché magari anche se ce ne sono diverse, non tutte sono adeguate all'atleta, perché ognuno poi, a seconda di quelle che sono le proprie caratteristiche, la propria personalità, riesce più a utilizzarne una piuttosto che un'altra. Quella che magari mi viene da suggerire, che è anche una delle più semplici, potrebbe essere quella di iniziare a lavorare con il proprio atleta sul dialogo interno. Quindi? Che vuol dire? Vuol dire che molto spesso noi tendiamo a pensare che la comunicazione sia solo quella che avviene tra di noi, tra le persone, quindi che sia esterna. Ma invece molto spesso... Parliamo da soli, da oggi si parla da soli. Si parla da soli e attenzione, lo dice un psicologo, non si è pazzi se si parla da soli. Quindi anzi, non c'è bisogno di far vedere che sia un auricolare per giustificare la cosa, parliamo proprio da soli. Esatto, è fondamentale questo perché? Perché molto spesso ci capita quando sbagliamo, quando si sbaglia durante un allenamento, durante la partita, di focalizzare l'attenzione solo sul pensiero negativo e quindi sull'errore. Ciò che cosa porta? Porta quindi a una scarsa fiducia in se stesso e ad un'attenzione che però è sbagliata. Cala l'autostima. Cala l'autostima, ma cala anche la prestazione, perché il pensiero poi non è più focalizzato a capire che cosa fare, quindi all'azione migliore, ma quello che si è fatto di sbagliato. E quindi la prestazione avrà un risultato scarsissimo.
Quindi questa cosa in che, cioè, dovrebbe quindi essere fatta in tempo reale sempre? Dovrebbe essere fatta in tempo reale sempre, ma non è semplice perché appunto è necessario un allenamento. E come l'allenatore sa, l'allenamento è fatto di sacrifici, di sport fatica. Sport mentale lo chiamiamo. Esatto, va di moda questo termine che è mental training, qui magari piace di più, sì, perché è più, più anglosassone, più fascino, sì sì sì. Quindi lasciamo direi le offese, i giudizi ai tifosi. Quello che noi possiamo fare è concentrarci sull'avere un vocabolario mentale positivo. Cioè, ma tipo anche a fine giornata uno fa resoconto di quello che è successo, si fa un'autocritica, sì, esatto, anche questo. Ma anche lì per lì dirsi ok, ho fatto questo, sono stato bravo. Sono cose che motivano e ti portano alla concentrazione. Quindi non essere neanche troppo severi e critici su se stessi. Esatto, questa direi che tra le tante strategie è una delle principali. Poi ovviamente altre strategie riguardano la concentrazione e la focalizzazione, quindi anche agli atleti a focalizzarsi sulle azioni. E come si fa? Magari anche insegnando a questi atleti a immaginarsele. Comunque non è facile, ci vuole proprio lo psicologo, diciamo è veramente per poter un attimo incanalare, indirizzare questa cosa, una base di psicologo davanti, una base che ci dia il là ci vorrebbe. Sì, sì, sicuramente lo psicologo dello sport fa la differenza, ma anche un allenatore, secondo me, se formato, se preparato anche a questo argomento, riesce a fare, diciamo, una squadra abbastanza forte, allenata sia con se stessa sia tra, esatto, di loro. Perfetto, dottoressa, anche oggi abbiamo concluso con la domanda, io la ringrazio per la sua presenza. Grazie. E noi ci rivediamo con le altre prossime domande che puntualmente ci mandate e buona serata.